Kate Middleton è lì per aiutare il principe Carlo e Camilla mentre si preparano a diventare re e regina, ha affermato un esperto reale. La duchessa di Cambridge, 39 anni, può aiutare il principe Carlo e Camilla, la duchessa di Cornovaglia, a farsi avanti nella monarchia, secondo la biografa reale Angela Levin. Parlando con GB News, la signora Levin ha dichiarato, ora ha la sua voce e può dire quello che pensa, è stata lei a pensare di occuparsi della salute mentale per la Royal Foundation, il che è stato un enorme successo. Penso che sia premurosa e potrebbe trovare altre sorprese. Ma quello che non credo farà, che forse è altrettanto importante, è cercare di cacciare il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia. Penso che sia lì per aiutare, abbiamo visto un paio di baci molto affettuosi che ha dato al principe Carlo, che sono stati molto confortanti e che voleva dimostrare che ci tiene a lui. Sembra andare molto d'accordo con la sua matrigna che non si spinge. I suoi commenti arrivano quando il duca e la duchessa di Cambridge sono stati immersi in uno shock culturale a Londonderry mentre provavano un'iniziativa per accogliere studenti internazionali. William e Kate sono stati interrogati su come pronunciare i nomi irlandesi e hanno imparato alcune delle frasi colloquiali della città che sono diventate famose in tutto il mondo grazie allo show televisivo di successo Derry Girls. La duchessa ha anche mostrato il suo coraggio maneggiando una tarantola. È arrivato durante una visita all'Università dell'Ulster, dove hanno incontrato la prima coorte di studenti della nuova scuola di medicina e il gruppo del primo anno del nuovo programma di onorificenza di scienze paramediche presso il campus di Meji. Una folla di studenti è andata a vedere i visitatori reali mercoledì mattina, osservando mentre si interessavano a un'esibizione di animali organizzata dalla società locale di Zoo Mobili Kids Farm, che viene regolarmente al campus per aiutare gli studenti ad affrontare problemi di salute mentale e ansia. Oltre a conigli e capre, c'erano anche alcune specie più selvatiche.